Fate un chilo di patatine acqua fredda, accendete il fuoco, le fate bollire circa una mezz'ora, dopodiché le scolate e le pelate mentre sono ancora belle calde. Via dentro lo schiacciapatate, le spappolate per benino, così track, create un buco al centro, ci rompete dentro un uovo, lo sbattete incorporando anche un pochino delle patate, un pizzico di sale, ci setacciate sopra la farina in modo da non fare troppi grumi. Ora è il momento di sporcarsi un po' le mani, quindi tagliate polso, ma non troppo. Tagliate un pezzetto di impasto un po' a caso, cospargete il piano con il semolino, iniziate a formare delicatamente un rotolino di circa 2 cm di diametro che tagliate a tocchetti, con l'aiuto di una forchetta formate i vostri gnocchi e li disponete su un panno precedentemente infarinato. Rompete un uovo in una ciotolina, dopo averlo sbattuto per bene, ci tuffate dentro una decina di foglie di salvia, le lasciate in ammollo un attimo, a parte preparate il pan grattato con un po' di scorza di limone grattugiata e ci rotolate dentro la salvia. Scaldate dell'olio di semi in un pentolino, appena caldo ci scaffate dentro le foglie impanate con una certa cura. Quando le vedete dorate sono pronte, quindi le scolate, le asciugate e le salate. Mettete a sciogliere del burro in padella, una grattata di noce moscata, salate l'acqua che sta già bollendo dentro con gli gnocchi. Quando li vedete tornare a galla li scolate direttamente nella padella col burro. Li mantecate con il parmigiano reggiano fino a creare una crema spaziale. Impiattate alla grande con altro parmigiano, una grattata di pepe nero e la nostra croccantissima salvia fritta. Oh sì!